Un saluto a tutte le persone che si sono connesse o che si connetteranno per vedere questo video. È un video realizzato a nome dell'associazione Sottosopra. Io sono Michele e ho il piacere oggi di intervistare e dialogare con Pierluigi Fagan, che appunto è professionista, imprenditore e ormai da 15 anni è, diciamo, ritirato appunto per dedicarsi a lavori di riflessione e studio personale, i cui contributi vengono regolarmente pubblicati sia sul blog del professore che sulla sua pagina Facebook. È inoltre autore di un testo per Faz Editore, ovvero Verso un mondo multipolare, pubblicato nel 2017, e penso di poter dire che Fagan sia anche amico di Sottosopra, in quanto più volte è stato intervistato e anche partecipato in presenza alle nostre scuole di cultura politica annuali. Il tema specifico su cui Fagan è stato più volte da noi intervistato è quello della cultura della complessità, anche se parlare della cultura della complessità come di un tema specifico è un po', diciamo, un controsenso, in quanto è, diciamo, una disciplina che si nutre del tentativo di far dialogare più punti di vista e più contributi disciplinari. Oggi il Fagan viene intervistato a proposito di un tema specifico di cui vorremmo occuparci e di cui ci stiamo occupando intervistando più personalità, che è quello del neoliberismo accostato al tema della crisi. Due temi e due parole di cui si parla molto, temi largamente inflazionati e che per questo spesso finiscono per perdere il proprio focus e finire in un'aura, diciamo, di genericità che non aiuta l'analisi e la comprensione. Quindi la volontà alla base di questo canale tematico è appunto quello di cercare un attimo di chiarire le idee, appunto per raggiungere l'obiettivo che è quello proprio di ogni iniziativa di Sottosopra, ovvero sia creare idee per ripensare il presente e immaginare il futuro, anche di questi tempi in cui presente e futuro sono sempre più fluidi e difficilmente inquadrabili. La prima domanda con cui vorrei iniziare questa intervista è, diciamo, la domanda ricorrente che abbiamo finora posto ad ogni professore, studioso intervistato sul tema, che è la domanda che ci permette, diciamo, di dare il concetto e di capire di cosa stiamo parlando, ovvero sia il tentativo di definire il neoliberismo e le sue potenziali e reali crisi che si sono verificate nel passato e che attualmente ancora sono in corso. Quindi la prima domanda è appunto quella relativa a che cos'è il neoliberismo, e con questa appunto passerei la parola a Fagan, ringraziandolo ancora per la cortese disponibilità. Bene, grazie a voi innanzitutto e a tutti coloro che ci ascolteranno. Non sono professore, sono solo uno studioso. La risposta alla domanda di che cos'è il neoliberismo, il concetto stesso lo dice: neo è una riproposizione nel cuore storico del liberismo economico, che appartiene a una famiglia più ampia che potremmo chiamare la famiglia concettuale liberale, una vera e propria galassia che si muove sui due campi, uno della filosofia politica e l'altro invece del pensiero economico. Non sono tanti gli autori liberali che hanno affrontato i due campi in collegamento. In genere chi ha sviluppato i discorsi di filosofia politica dava per scontato riferimento a un'economia come ordinatore della società, al mercato come ordinatore dell'economia, e viceversa gli economisti ancor meno si sono forse preoccupati o occupati, se non con vaghi accenni, tipo la società aperta di Popper, che peraltro era molto amico anche personale di Friedrich von Hayek, che è un personaggio fondamentale per la ricostruzione del concetto di neoliberismo. Qui bisogna stare però sempre allerta per capire quando stiamo parlando dell'universo del pensiero e poi del pensiero applicato. Allora, queste stilizzazioni concettuali hanno poi svolto un ruolo chiaramente nella formazione del discorso pubblico, però poi quando si entra, diciamo, nella realtà applicativa, molti sono stati i compromessi che sono stati fatti con la realtà. Di base è stato definito il neoliberismo un fondamentalismo del libero mercato. La visione è quella per la quale le società vivono di economia e il modo migliore per far funzionare l'economia è lasciare al mercato la libertà di esprimere le sue facoltà di auto-organizzazione.
famoso concetto della mano invisibile che compare una sola volta nelle 1170 pagine della Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith, e poi Friedrich von Hayek ha approfondito trovando nel mercato quello che in complessità si chiama un sistema auto-organizzato, cioè un sistema poi molto complesso che però funziona inizialmente su delle spinte molto semplici. Come diceva Smith, non dobbiamo la benevolenza del lattaio, del macellaio, il fatto che la mattina usciamo di casa e troviamo questi prodotti sotto casa invece che avere la mucca in cucina, ma lo dobbiamo al fatto che stanno cercando di perseguire il proprio interesse personale. Per cui quanto più è libero un sistema auto-organizzato, tanto più riesce ad esprimere le sue facoltà di auto-organizzazione. Il neoliberismo è una sorta di cintura protettiva intorno al mercato in maniera tale che nessuno si azzardi di mettere le mani sul mercato. Cioè qualsiasi tipo di imposizione, per esempio giuridica, o se non addirittura un intervento diretto dello Stato nel funzionamento economico, non permette, secondo questa visione, di avvantaggiarsi delle facoltà di auto-organizzazione del mercato, che si basano su domanda offerta, che stabiliscono i prezzi, che determinano anche le quantità di scambio e via discorrendo. Quindi è un fondamentalismo di mercato, perché il mercato deve ordinare l'economia, l'economia deve ordinare la società. In pratica di cosa si tratta? Beh, il cuore, diciamo così, concettuale è stato espresso tra l'altro da Keynes in un articolo del 26, dove ricostruisce appunto questa genesi partendo da una frase che un mercante francese avrebbe detto a Colbert, che domandava cosa possiamo fare noi per aiutarvi, no? Colbert era il governo, voleva chiedere ai mercanti cosa il governo poteva fare per aumentare le possibilità, le chance di sviluppo economico di questi soggetti che operavano appunto nell'economia commerciale del tempo, peraltro basicamente mercantilista. E la risposta che ricevette fu laissez-nous faire, lasciateci fare, cioè non vi impicciate appunto del mercato, perché il mercato si autoregola in maniera assolutamente spontanea. Liberalizzazione, deregolamentazione, privatizzazione, quindi nel senso di estromettere lo Stato dall'economia in tutti i modi. L'economia deve essere portata avanti, il mercato deve essere portato avanti, viene portato avanti a livello naturale secondo loro dagli agenti privati. Eliminare ogni controllo su prezzi e salari e via discorrendo. Quindi tutte azioni, diciamo così, ripeto, negative, nel senso a protezione dell'intangibilità e della totale libertà di espressione del mercato secondo le sue regole basiche, che ripeto sono semplicissime: domanda, offerta, formazione dei prezzi. Tutto questo per quanto riguarda, diciamo, il blocco interno. Poi alla fine degli anni '80, col Washington Consensus, per ragioni storiche, non prettamente ideologiche, diciamo, del pensiero economico, si è incominciato, diciamo così, a guardare anche l'esterno. E da lì inizia poi la grande stagione della globalizzazione. Globalizzazione che, quando analizziamo, dobbiamo sempre dividere tra merci e capitali, perché sono due aspetti diversi dello stesso fenomeno. A livello di merci si è trattato appunto di totale libero scambio, cioè di fare di tutto il mondo un mercato, di nuovo con assenza di barriere commerciali, dazi, cioè di qualunque intervento che vada a disordinare il funzionamento molto molto semplice del mercato. Vanno bene le delocalizzazioni, ovviamente tutti i recuperi di competitività, si fa tutti lo stesso gioco, a prescindere dal fatto che tu magari sei un'impresa della Malesia o di un'economia matura. L'unico intervento è appunto garantire una cornice giuridica sui diritti di proprietà, soprattutto poi anche di proprietà intellettuale, uno dei grandi punti in discussione anche all'interno del WTO e di contrasto per esempio con la Cina, no? Quindi brevetti e via discorrendo. Questo sulle merci. Mentre sui capitali, totale libertà del mercato dei capitali, gli stati devono avere dei bilanci sostenibili in modo che il capitale possa finanziare il loro debito, ma con la garanzia di poter tornare indietro, diciamo così, il prestito, quindi riduzione della spesa pubblica, bilanci in ordine, anche la moneta deve determinare il suo valore, la valuta deve determinare il suo valore sul libero mercato, e quindi no alla manipolazione, diciamo così, gli interventi che possono essere fatti in termini di valutazione competitiva. E tutto questo diventa tutto sommato un pacchetto che poi viene assunto dalle grandi istituzioni internazionali che gli americani avevano creato già nel dopoguerra, cioè
il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, Oxford, OECD, la Banca dei Regolamenti Bancari di Ginevra e via discorrendo. E diventa appunto l'ideologia dominante con il quale poi si sviluppa la globalizzazione e alla quale in qualche modo si devono adeguare anche tutti gli stati che chiedono l'intervento di queste istituzioni. Quindi fondamentalismo di mercato, globalizzazione, finanziarizzazione, una società individual competitiva, con dietro anche un'antropologia ben precisa che io chiamo Anglo-Saxon Rule, nel senso che abbiamo citato Mandeville, Locke, avremmo dovuto parlare della gloriosa rivoluzione, dell'utilitarismo, poi nel Novecento appunto abbiamo parlato del Washington Consensus, avremmo potuto parlare della Thatcher e di Reagan. Stiamo sempre parlando di anglosassone, tutto sommato. Marx diceva che in ogni epoca l'ideologia dominante è quella della classe dominante, bisognerebbe aggiungere anche del popolo dominante. Perché tutto questo pacchetto, che poi molte volte viene analizzato non solo dal punto di vista economico, è embedded invece un'immagine di mondo più complessiva, dove c'è anche filosofia politica, dove c'è anche antropologia, che riscontra un modo di essere specifico, per esempio, di quei popoli. Voglio dire, un intellettuale latino-mediterraneo, anche liberale, non sarebbe mai venuto in mente di dire una frase come quella della Thatcher: non esiste la società, non esistono solo gli individui. Questa affermazione, comunque parziale anche all'interno della cultura inglese, però può essere detta perché allude a un certo tipo di antropologia, per chi nasce in un contesto determinato da Hobbes, Locke, via discorrendo. Poi qui il discorso sarebbe molto ampio sull'antropologia anglosassone, bisognerebbe retrocedere alle antiche tribù degli anglosassoni, magari andiamo un po' fuori tema. Comunque, per dire, tutto questo pacchetto è dentro un'ideologia o diciamo un'immagine di mondo molto vasta, molto costruita, che però appartiene a chi ha dominato poi l'Occidente, prima con l'impero britannico e poi con l'impero informale, diciamo così, americano. E con questo spero di aver dato almeno un inquadramento generale della risposta del che cos'è il neoliberismo. Beh, direi assolutamente sì, e soprattutto penso che in questa prima domanda com'era intenzione, poi ci si è maggiormente concentrati sugli aspetti, diciamo, di costruzione del sistema, soprattutto da un punto di vista, diciamo, ideale e antropologico inoltre. Però oggettivamente, come adesso non per riprendere schemi eccessivamente marxiani di analisi della realtà, ogni sovrastruttura, diciamo, si fonda su determinate strutture, determinati centri di potere che creano consenso non solo, diciamo, all'interno della popolazione, ma soprattutto all'interno dei grandi centri di influenza e di potere, le cosiddette elite che si organizzano e cercano di costruire diciamo un sistema di dominio e di potere. E diciamo che almeno nell'ultimo decennio, a partire dalla crisi del 2007-2008, possiamo dire che questo sistema, questa creazione di un sistema di dominio, di consenso, ha iniziato a vivere al proprio interno, ma anche poi verso l'esterno, dei momenti, diciamo, di oggettiva crisi, dei momenti critici che hanno portato all'emergere di controtendenze, forze sedicentesi, spesso, diciamo, antisistema. E la seconda domanda che vorrei porle è proprio quella di come valutare queste forze, queste controtendenze all'interno del sistema neoliberale. Cioè, nel momento in cui il neoliberismo ha incontrato dei momenti di crisi, sono emerse delle forze antisistema, e vorrei chiedere se queste forze sono oggettivamente in grado di proporre un'alternativa al neoliberismo, stiamo parlando di populismi, sovranismi, nazionalismi vari, oppure se giocano una parte all'interno dello scacchiere neoliberale e non si smarcano poi oggettivamente dalle logiche e dall'antropologia che abbiamo appena delineato. Io qui vi do anche la mia visione, ambizioso definire di filosofia della storia, però noi dovremmo forse anche cercare di interpretare tutto questo sia sul piano pratico, diciamo strutturale, sia sul piano ideologico, sovrastrutturale. I rapporti poi sono tutti da indagare, non è così semplice, diciamo, che sovrastrutturale sia un'emergenza strutturale, vabbè, ma comunque come sistemi adattivi, cioè questi sistemi hanno a che fare con la realtà, quindi si dicono e si fanno delle cose fino a che funzionano nell'interesse di chi le promuove, ovviamente. Quando si incominciano a collezionare una serie di fallimenti,
fallimenti, fallimenti adattivi. Allora, se queste elite, diciamo, sono abbastanza sveglie dal punto di vista storico, portano delle correzioni, altrimenti finiscono fuori dalla storia, come è successo, diciamo, al dominio delle istituzioni del pensiero religioso col Medioevo, l'Inquisizione del 500, non è del 200. Cioè, quando il sistema non funziona più, quando assume, diciamo, una serie di fallimenti, si tende a irrigidirsi. Sa, queste elite, voglio dire, non è che erano altre nel dopoguerra, no? Quando all'inizio dice siamo tutti keynesiani. A seconda del momento storico è più opportuno o, diciamo, maggiormente possibile portare avanti certi tipi di impostazioni piuttosto che non altri. Quindi i fallimenti degli ultimi 10 anni, ma sono anche pregressi, sono stati osservati da queste elite. Quindi sì, ci sono i movimenti e, diciamo, questi concetti concorrenti o antagonisti, ma c'è anche un ripensamento. Io mi riferisco a letteratura fatta da liberali, quindi non solo in ambito critico. È uscito un famoso articolo del Fondo Monetario Internazionale, Neoliberalism is oversold, abbiamo creduto troppo, diciamo, a tutto questo, o piuttosto degli articoli di Martin Wolf sul Financial Times o l'Economist, sono stati scritti anche libri, hanno incominciato a preoccuparsi, per cui si accorgono che il mondo è diventato molto complesso. E questa formuletta del far funzionare tutto il mondo come se fosse un'unica società che si basa sull'economia, che si basa solo sul mercato, ai noi non funziona. E quindi bisogna comunque fare degli interventi regolatori e qui infrangere, diciamo così, il dogma su cui si basa perlomeno la versione esteticamente più estrema e radicale del cosiddetto neoliberismo. Il sovranismo, i movimenti antiglobalizzazione, poi più che i movimenti, diciamo, anche la critica, il populismo come delega di riscatto a un'altra elite, no, un'elite buona, cioè l'elite cattiva, noi ci affiniamo a un'elite buona, non si sa buona in base a cosa e con quali garanzie, comunque sono diciamo, sintomi, è una sintomatologia ovviamente di un disagio, perché poi, tra l'altro, banalmente non funziona più l'economia, se la gente non ha potere d'acquisto. Sì, loro esportano, ma poi ripeto, si sono accorti che gli altri esportano di più. Importiamo più dalla Cina di quanto noi riusciamo a esportare in Cina, almeno noi, per i tedeschi magari è diverso. Quindi queste grandi assunzioni di principio, che poi sono, ripeto, molto idealistiche, ma anche molto staccate dalla prassi, dalla realtà, dalla rugosità della realtà e dalla complessità della realtà, hanno dato una serie di risultati negativi, in cui piano piano... ripeto, già a partire dal 2015-2014 è incominciato un dibattito anche all'interno di quell'ambito, non solo ovviamente da parte nostra, diciamo che siamo già più critici a priori, per vedere come adattarsi, diciamo così, ai cattivi risultati che alla fine questo modo di gestire l'economia ha portato. Teniamo conto di un fatto, quando noi parliamo dell'1%, sì, sono pochi, nel senso che poi alla fine, quando parliamo di elite, l'elite è più grande che non strettamente l'1% che si è avvantaggiato in termini soprattutto finanziari, no? Di questo accentramento della ricchezza. E quindi c'è una parte, diciamo, di questa elite che non ha poi così tanto beneficiato e che è proprio quella che sta conducendo in qualche modo questo processo, diciamo così, di revisione, che poi arriva fino ai giorni nostri. Sì, appunto, arrivando ai giorni nostri, penso, ha già accennato lei, come la crisi pandemica e il Covid-19 diventino, diciamo, l'occasione affinché tutta una serie di contraddizioni interne al sistema ora descritto precipitino, tanto che una parte dell'elite dominante, diciamo, diventi controllite e cerchi di costruire quindi un sistema alternativo, che non significa un sistema giusto o buono, ma un altro sistema che, come il precedente, va compreso e analizzato, diciamo, senza finire in manicheismi che non portano, diciamo, a nessun beneficio di comprensione. Quindi l'ultima domanda che volevo porre era proprio relativa al tema che accennava, cioè quello del The Great Reset, che sarà tra l'altro il tema del World Economic Forum del 2021,
che si terranno a gennaio ma a maggio e non a Davos ma a Singapore, e questo è anche un segno, diciamo, dei tempi. L'ultima volta in cui il World Economic Forum si era spostato dalla Svizzera era stato per spostarsi a Washington o a New York, adesso non ricordo bene, comunque negli Stati Uniti a seguito, nel 2002, a seguito del crollo delle Torri Gemelle. Quindi anche questo pendolarismo a livello proprio geografico del World Economic Forum dice qualcosa. E lei prima faceva appunto riferimento all'andamento pendolare anche dei sistemi che prima danno una priorità all'economico sul politico e poi invece del politico sull'economico. Sì, quando falliscono, come nella crisi del 2008 e 2009, stanno per soffiare per aria tutto il sistema del private banking di New York, e alzano il telefono e buttano 800 miliardi, non ricordo esattamente la cifra, una cifra spaventosa, perché se non salvi in quel momento le banche, riciccia fuori il 29, no? Certo. Quindi, giustamente si è parlata di privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Sì, appunto, è un pendolo, per cui quando si sentono forti sbraitano i propri concetti dogmatici nella loro purezza intangibile, a livello teorico poi li applicano parte sì, parte no, perché per esempio anche il rapporto con lo Stato si va fino all'anarcocapitalismo, ma poi nella buona sostanza è sempre stato un impossessarsi dello Stato, no? Comunque, per parlare del Great Reset, che vedo che sta producendo molto allarme, insomma ci sono molti lettori di questo fenomeno piuttosto inquieti, è il titolo tra l'altro di un libro di un americano, Richard Florida, già del 2010, perché già dopo la crisi del 2008 e del 2009 si capiva che c'era da rimettere mano a un po' di cose, perché chiaramente il fallimento in quel caso era stato abbastanza macroscopico. Ora invece è stato assunto dal World Economic Forum, che ricordiamolo è una fondazione svizzera finanziata da un migliaio delle grandi aziende, soprattutto multinazionali globali. Quindi poi parleremo del suo anfitrione, questo Klaus Schwab, o piuttosto di colui che segue, diciamo, le cose più di analisi strategica, che è Thierry Malleret, entrambi coautori di un libro, The Great Reset, che è uscito appunto a luglio di quest'anno, ma il tema era stato già lanciato sul sito del World Economic Forum a maggio. E molti hanno notato questa inquietante velocità con la quale queste persone arrivavano subito con una pappina, un'analisi, delle soluzioni pronte in una crisi in cui abbiamo faticato tutti a orizzontarci, no? Inizialmente. Tant'è che, tutto di più, diciamo, le sinapsi che funzionano in maniera più semplice hanno quasi incominciato a pensare che dietro il Covid-19 ci fosse addirittura un'intenzione pregressa. Io seguo i lavori di questa gente ormai da svariati anni. Dovete sapere che sono 10 anni che le sessioni di gennaio, quelle di Davos, iniziano con la presentazione di un rapporto che si chiama Global Risk Report, che è fatto intervistando i famosi 1000 CEO in giro per il mondo, chiedendo loro quali sono i paventati rischi principali che si possono prevedere nel funzionamento del mondo, perché poi l'interesse di questa gente ovviamente è che gli investimenti di capitale, piuttosto che le aziende, agiscano in un ambiente prevedibile, no? Come diceva Max Weber, l'innovazione della razionalità era questa, la razionalità moderna era la capacità di fare previsioni, di fare i programmi, di pianificare e via discorrendo. Infatti il rapporto si chiama RISC, cioè analizza i rischi di 5 categorie: economia, società, ambiente, tecnologia e geopolitica. Con diversi temi, si va dalla paventata crisi alimentare alla crisi dell'acqua, al fallimento della mitigazione climatica, al problema della cybersicurezza, all'instabilità geopolitica, agli stati falliti, il sovranismo, il nazionalismo, l'invocazione di una non globalizzazione e via discorrendo. E vengono analizzati per probabilità ed impatto, cioè quelli che sembrano che accadano, diciamo, con maggiore possibilità. E tra l'altro tra questi temi c'era anche il rischio pandemico, ormai sono 10 anni che è all'interno di quel rapporto, e poi in termini di impatto, cioè quali sono quelli che disordinerebbero di più il funzionamento del mondo annullando la razionalità economica. I temi, dicevamo appunto, sono quelli del cambiamento climatico, della globalizzazione senza regole, quindi l'invocazione di una nuova globalizzazione con regole leggermente diverse,
un sistema finanziario selvaggio. Ora uno dice, ma come, sono loro che si stanno... Sì, perché dovete considerare questo. Alla fine il Great Reset in qualche modo cerca di proporre un nuovo consensus dopo il Washington Consensus, che si basa anche su una riformulazione degli attori, privilegiando le aziende. E in quel passaggio che viene detto, dobbiamo passare dagli shareholders agli stakeholders. I shareholders, holders sono proprietari di azioni, gli azionisti, stakeholders sono i portatori di interesse. Chi sono i portatori di interesse? Beh, innanzitutto il management. Ora, il management che per esempio ha le stock option ha gli stessi interessi che il capitale finanziario, ovviamente. Ma il management tradizionale, insomma, quello che è legato al successo dell'azienda, cioè vuole lavorare per i prossimi 30 anni dentro quell'azienda o dentro un'altra, ma comunque facendo l'amministratore delegato, prendendosi i suoi 400, 500, 600 mila dollari di stipendio, e quindi ha interesse che l'azienda funzioni. Purtroppo la finanziarizzazione ha distrutto molte aziende. Quindi il capitalismo degli stakeholders è quello di seguire gli interessi che sono sia del management, sia ovviamente dei dipendenti, che hanno interesse che la società nella quale lavorano funzioni, sia ad esempio il territorio, quindi anche le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, politiche, per esempio in termini di impatto ambientale, e quindi in qualche modo si preoccupano di dare a questa nuova visione del capitalismo un ruolo maggiormente attinente a quella che poi che è la realtà economica, ripeto, perché poi la logica dell'1%, quando andiamo nei grandi numeri della popolazione, significa fare iper ricchi pochissime persone. Alla fine non funziona più neanche per quel 5% che è appresso all'1%, perché quando diciamo elite, chiaramente l'amministratore delegato che guadagna 200.000, 300.000 dollari l'anno è un'elite, no? Però a un certo punto l'interesse diventa divergente, perché uno si auspica determinati tipi di risultati, per esempio lo short-termismo, il fatto per cui analisti finanziari ogni 3 mesi devi presentare una trimestrale e mostrare che farai profitti meravigliosi. Ci sono fasi storiche in cui, per esempio, le aziende, se fanno profitto, lo reinvestono in ricerca perché aprono un nuovo ciclo. Stanno facendo profitto perché stanno vendendo una cosa che hanno inventato 10 anni prima, ma poi il tempo va avanti, bisogna inventarne un'altra, e molte volte è necessario investire in ricerca. Allora, questi utili dove vanno? Vanno agli azionisti o vanno investiti in ricerca? Per cui anche le aziende un po' si stanno ribellando a quel tipo di impostazione. Questo sul mondo delle aziende. Sul mondo degli stati, rivedere i sistemi di tassazione, non più in favore di questa diciamo salvaguardia dell'1%, comunque nuovi accordi sul commercio internazionale, regolamenti ambientali, diciamo le due grandi issue sono da una parte il digitale informatico e biotecnologia e dall'altro questo New Green Deal che intercetta un problema obiettivo che c'è in termini ambientali, su cui si pongono il problema, perché crisi idriche, poi bisognerebbe leggerli questi rapporti, insomma, sono molto catastrofisti da questo punto di vista, quindi grandi crisi idriche, grandi migrazioni, sì certo, poi qualcuno se ne avvantaggia in termini di costo del lavoro, però poi loro vedono anche dal punto di vista del disordine che creano a livello di società, poi viene fuori la Lega, allora fanno un governo che è contro, eccetera, eccetera. Addirittura superamento del PIL, siccome si sono accorti che i dati del PIL negli ultimi 10 anni non sono brillanti, adesso hanno abbracciato Sergio Latouche, nel senso che, ah no, ma perché dobbiamo esprimere il PIL, non esprime realmente la qualità della vita, cosa assolutamente impensabile. Magari la ragione è quella, però si sta parlando e si sta dibattendo anche di questo. Economia circolare, minore impatto ambientale, reddito di cittadinanza, o io lo chiamo di cittadinanza, ma sapete che ci sono diverse formulazioni. Quindi c'è piena coscienza, diciamo, del fatto che si va a una ulteriore restrizione della base del lavoro. E quindi invocano lo Stato a dire, oh, mi raccomando, dategli soldi, perché sennò la società non si regge, soprattutto la gente non ha potere d'acquisto per far funzionare la macchina economica. E poi che lo Stato investa nelle grandi infrastrutture, soprattutto quelle digitali, e quindi 5G, che dovrebbe aprire a questa Internet of Things, la robotizzazione, dronizzazione, il controllo degli edifici ad alta efficienza, cioè viene chiamato proprio un regolamento giuridico che
levi per esempio i sussidi alle compagnie petrolifere, quindi una nuova grande convergenza tra lo Stato e le aziende riformulate non più, diciamo, sotto il criterio solamente finanziario, ma ritornando in qualche modo a fare economia tradizionale, tra virgolette, cioè su nuovi temi, ma comunque con i meccanismi tipici dell'economia delle merci. Sotto un cappello generale che è environmental, ambiente, social, quindi responsabilità sociale, siamo nel territorio, ci dobbiamo occupare anche delle persone, via discorrendo. Secondo appunto i due grandi filoni che sono il Green New Deal e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che tra l'altro ricordo è del 2015, quindi a testimonianza del fatto che questo è un discorso, è un ripensamento che va avanti da un bel po'. E poi c'è la parte perdente, per esempio le stesse industrie petrolifere che poi sono stati grandi sponsor di Trump, e quindi vediamo che in quel mondo strano dei supporter di Trump, fino a Monsignor Viganò, vengono scritte delle cose in cui si dice che c'è una rivoluzione socialista, cioè da questa parte della destra, iperdestra americana, tutto quello che vi ho raccontato viene definito come socialismo globale, no? Mentre noi magari ci preoccupiamo perché diciamo l'ennesima trasformazione dell'elite neoliberali, vediamo che si inventano per fregarci questa volta. Loro invece sostengono che questi sono dei socialisti, perché appellandosi al dogma che non bisogna mettere le mani nel libero mercato, in realtà cercano di difendere il proprio modo di essere. Tutta l'industria petrolifera e carbonifera rischia di andare sostanzialmente fuori mercato, perché metteranno su delle leggi in cui diventerà molto molto difficile per loro operare. Questo è, diciamo, un po' quello che sta accadendo di questi tempi. Soprattutto, ripeto, quando diciamo 1% e noi con una frasetta pensiamo di aver risolto il problema. No, le elite sono plurali, hanno interessi diversi, ci sono punte più avanzate, meno avanzate. Naturalmente nulla di questo va giudicato sul piano morale. Cioè, ma sono diventati buoni, sono diventati sociali, sono un principio di giustizia. Si tratta sempre di farsi gli affari propri. Solo che ci sono letture più attente della realtà, più realistiche, che magari si pongono dei problemi che si possono porre anche coloro che sono critici nei confronti in generale di questa ideologia, ed altri invece che continuano a ripetere i mantra dogmatici del libero mercato e di quant'altro. Ecco, questo più o meno è quello che sta succedendo. Naturalmente il 2020 viene vista come la grande occasione per fare il grande riavvio. Chiudo con un appello, cioè alcune di queste cose, per esempio il Global Risk Report, io penso sarebbe una lettura istruttiva per molti, anche per coloro che criticano tutto il sistema in linea generale, perché ci sono delle punte di analisi, bisogna dividere le forme dei contenuti, cioè questa gente ha un monitoraggio della realtà, quindi ha una quantità di dati e una capacità anche multidisciplinare, perché come abbiamo detto con le cinque categorie del Global Risk Report, e questo lo dovrebbe fare anche, diciamo così, l'area critica, bisogna cominciare a tenere assieme gli aspetti ambientali con gli aspetti tecnologici, quelli economici con quelli geopolitici, con quelli sociali politici, mentre ogni volta è un gioco dei quattro cantoni in cui lo specializzato in un'analisi sociale di classe non sa nulla di geopolitica, fino ad arrivare a coloro che, siccome leggono che questi si stanno preoccupando dell'ambiente, incominciano a dire si stanno inventando che c'è un problema sull'ambiente. No, il problema l'ambiente c'era prima, c'è dagli anni 60, e prima quelli che se ne occupavano venivano chiamati abbracciatori di alberi e cacciati fuori dalle accademie, e adesso hanno scoperto invece che il problema c'è, e preso in una certa maniera può diventare anche una spinta per un nuovo sviluppo economico, e allora tutti a parlare d'ambiente. Arrivano quelli che non sanno nulla e dicono, ecco vedi, stanno inventando shock economy, si inventano un argomento perché così poi riescono. No, l'argomento c'è. E c'è da far battaglia su questi argomenti, perché chiaramente la loro interpretazione non è necessariamente la migliore, anzi non lo è quasi mai. Però l'argomento c'è. Ci sono problemi nelle migrazioni, problemi geopolitici, ambientali, politici, sociali e anche sulle nuove tecnologie. E non è che con un astratto conservatorismo come si stava bene nel trentennio keynesiano. Il trentennio keynesiano c'è stato anche perché c'è stata la grande distruzione della Seconda Guerra Mondiale, altrimenti non è che sono svegliati e sono diventati keynesiani così per bontà, ovviamente, no? È il caso anche di seguire questo tipo di dibattito, perché ti dà un po' la metrica, ti dà un po' i capitoli, diciamo, però di un ragionamento vasto e ampio che bisognerebbe sviluppare anche in ambito critico.
Bene, io ringrazio il non professore, ma diciamo studioso Pierluigi Fagan. Era una questione, diciamo, di termini, perché è difficile, diciamo, dare un semplice appellativo a una persona come lei. Che... Io sono una figura un po' bizzarra, perché esatto. Studio da 15 anni, ormai non lo fanno i professori. E quindi io faccio solo quello dalla mattina alla sera. Quindi studiare significa studiare, per leggere un sacco di roba, cercare di capire cose di molte discipline, cercare di farsi appunto una formazione più orizzontale che non verticale, specializzata. E siccome non sono un improvvisatore, ma vengo dal mondo della realtà serio, ho fatto l'imprenditore, ho fatto il manager di multinazionali, cerco di farlo seriamente. Quindi per me studioso è meglio di professore, però non è giusto usurpare invece titoli a chi ce l'ha, ognuno c'ha i suoi. Assolutamente, però appunto questa sua capacità di passare da disciplina a disciplina in questo caso specifico è stato estremamente utile, in quanto spesso circa il neoliberismo si sono sviluppati, diciamo, degli studi specialistici anche a livello accademico, tanto che di fronte a una realtà che cambia, si trasforma, si rischia proprio di perdere il focus, soprattutto in questi mesi. Cioè si pone il problema del neoliberismo non chiedendosi se invece il neoliberismo sia già cosa passata o già cosa riformata. E quindi all'interno del nostro, diciamo, filone tematico sul neoliberismo, il suo specifico intervento ha una funzione molto importante, che è quello di chiedersi... Sì, perché poi, mi scusi se l'interrompo, ma il rischio è che non si capisce mai, ma perché viene fuori una determinata cosa? Cioè, chi è che nel Novecento si rimette a dire, prendiamo il cuore del liberalismo classico negli anni 20 e 30 in quel di Vienna? Che c'entra Vienna, tra l'altro, perché Vienna non è l'Inghilterra, però è la fine dell'impero austro-ungarico che ha contatto con la Germania. Lei mi segue su Facebook, io quest'estate ho fatto un post su un libro molto bello sulla Repubblica di Weimar. Bisognerebbe studiare la Repubblica di Weimar tra le due guerre, perché è un periodo di crisi estremamente interessante. Siccome siamo in un periodo di crisi, poi le crisi sono tutte diverse, per carità, però è interessante, insomma, da questo punto di vista. Allora, se l'ambienti in questa maniera, capisci questo tipo di reazione. Se no, perché la scuola austriaca si alza la mattina e comincia a dire prendiamo quella paginetta della ricchezza delle nazioni e che poi si fa sopra tutte le vite che si è fatto von Mises, Bombauer, che ha scritto un libro tutto cercando di dimostrare come il socialismo pianificato performi peggio dal punto di vista economico. Allora, da dove vengono questi processi? Perché prima sì e poi no? Perché si diventano tutti keynesiani alla fine degli anni 70, esce fuori la Thatcher e Reagan? Perché il finanzcapitalismo? Non è che i capitalisti sono diventati, come dire, affamati di denaro negli anni 90, no? Basta leggere Molière, insomma, è all'inizio della modernità, è da sempre che è così, Creso, eccetera. Allora, per capire la sequenza storica, perché escono fuori certe ideologie o vengono riciclate vecchie ideologie, eccetera, eccetera, per esempio, bisogna metterle dentro la storia. Scusi, io tendo a invadere. Assolutamente, assolutamente. E appunto con questa chiusura di Fagan, che penso dia l'idea proprio del tentativo, del contributo che stiamo cercando di dare con questo canale tematico, saluto tutte le persone che ci hanno seguito, che vedranno questo video, e consiglio appunto di continuare a seguire sotto sopra sui vari canali social e anche per Luigi Fagan, sia sul suo blog che sulla sua pagina Facebook, sempre ricca di contributi e spunti di riflessione. Alla grazie prossima e grazie mille. Arrivederci.